dell'Alto Adige, ma di tutto il nord, come l'Austria e la Germania, tipicamente ricco di canditi, che però a me non piacciono, quindi io li ho eliminati e sostituiti con delle albicocche secche, l'uvetta, che c'è nella ricetta tradizionale, e delle gocce di cioccolato. Non facciamoci mancare mai il cioccolato, soprattutto a Natale. Come sempre vi invito a lasciarvi un like se vi piace la ricetta, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video, e naturalmente vi aspetto su Instagram, che aggiorno tutti i giorni, anche più volte al giorno, anche le storie. Per esempio ultimamente ho fatto molte storie sui mercatini di Natale di Bolzano, di Merano, di Carezza, e le trovate salvate nelle storie di Instagram, quindi Elena Policella vi aspetto su Instagram, su Facebook e naturalmente sul blog, dove trovate tutte le ricette scritte passo passo. Questa è l'ultima ricetta prima di Natale, quindi dedicata a Natale, spero tanto che vi piaccia. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Vi chiedo anche, avete mai assaggiato lo Stollen o i nostri dolci tipici altoatesini? Se sì, fatemelo sapere qui sotto. Tanti auguri, un bacione e alla prossima! Come prima cosa taglio a cubetti l'albicocca e a parte in una ciotolina unisco l'uvetta, l'albicocca, le copro con dell'acqua calda e con un bicchierino di rum. Lascio in infusione il tutto per almeno un paio di ore. In un'ampia ciotola metto lo zucchero, il burro sciolto o morbido, quindi a temperatura ambiente, la ricotta e la patata schiacciata, e comincio a lavorare con le fruste, ma potete fare questo procedimento tranquillamente anche a mano. Unisco l'uovo e mescolo di nuovo, ricordando di ripulire i bordi con una spatola di volta in volta. Aggiungo a questo punto anche le mandorle tritate e la farina setacciata con il lievito, insieme alla buccia dell'arancia e a quella del limone. Aggiungo poi anche le spezie, quindi la cannella, lo zenzero e i chiodi di garofano, solo una puntina, e continuo a mescolare con la frusta. A questo punto unisco i pinoli, le gocce di cioccolato, l'uvetta e le albicocche ben scolate e continuo a mescolare con una spatola. Infarino per bene una spianatoia, ci rovescio sopra l'impasto e lo lavoro un po' con la farina e con le mani. L'impasto non deve essere appiccicoso, però deve comunque rimanere morbido, quindi non esagerate con la farina nel lavorarlo. Lo stendo con un mattarello in una forma ovale e poi ripiego un terzo dell'impasto sul rimanente impasto e con le mani gli do una bella forma oblunga di Stollen. Se ci sono delle uvette non perfettamente coperte dalla pasta, levatele e mettetele sotto la piega, perché altrimenti in cottura si bruceranno. Dopo aver portato lo Stollen sulla piastra del forno ricoperta di carta forno, creo sempre con della carta forno una semplicissima forma perché lo Stollen in cottura mantenga la sua bella forma. Come vedete è molto semplice, usando della carta forno faccio due strisce piuttosto lunghe e poi le unisco con la cucitrice ai bordi, facendo in modo che allo Stollen rimanga un pochino di spazio per crescere. Metto in forno a 160 gradi per circa un'ora. Una volta tolto lo Stollen dal forno, lo spennello abbondantemente con il burro fuso e, sempre caldo, lo ricopro con dello zucchero a velo, abbondante zucchero a velo. Lo Stollen vuole uno spesso strato di zucchero a velo. A questo punto poi lo lascio freddare completamente prima di servirlo tagliato a fettine. Ricordate che lo Stollen si conserva molto bene a lungo, anche un paio di settimane.